Oh, mi stanno a rubare la macchina. Andiamo. Sei sempre il solito, io veramente. Oh, proprio dopo dici che uno non ci deve avere pregiudizi. Mi stanno a rubare la macchina, guarda che lavoro. Oh, solo te potevi avere la macchina. Ti piace, eh? Ti piace l'idea, eh? Sto scherzando. Buongiorno, eccolo Mimmo. Sta pieno. È bella, di la verità, dai. Te la presto un giorno. La cosa più bella è nonno Faustino qui. Quella hai visto davanti? No. Guarda, guarda. Rifatte gli occhi. Guarda, guarda quanto è incavolato. Guarda in giro questa macchina. Guarda. Ti ho fatto la sorpresa, non sei contento? No, ma tu mi fai via, io ho il mal di cuore. Sottopalla, Ah, che seppia! Guarda quanto è contento. Sei contento? Sì, sono contento. Ma tu... bellino, mannaggia che rispondo! C'è da sapere che le mani, Dio! Doppio, no, no, Fammi il piacere, sedere. Qua giù c'è? Sì. Dai, questo è il garage, è il mio. Leva sta... sta coccodrilla car. Leva sta coccodrillo car, dai. C'è il telecomando dentro di qui. Che è Maria, ma per la televisione? Eh? Per la televisione? C'è il posto laggiù? Eh? Do? O no? Nonno? Posto do? Do il posto? Laggiù c'è? Dove? Mannaggia, ma chi me l'ha fatto fare a me? C'è il posto in giù? Ma dove? Beh, mettete qui. Il posto di che? Il posto di che? Oh! Che cazzo! 93 anni. Guardatelo che impostazione di guida. Da al top. Che cosa ci faccio con un telecomando davanti a questa porta? Vediamo chi indovina. Anzi, dai, ve lo faccio vedere io. Rimane poche ore sul balcone e riceve 45 euro al giorno più. Ottimo! Sistemazione del servono i soldi, amico. Buon campione! Rimane sulla partita su una media con 42 euro! E sto passando una pasta, muglia! Dai, dai! Da, è sufficiente a spedirci un test, ma mancano ancora 6 giorni. Sono... e riceve una pensione di fame. A 6 giorni dalla chiusura del giorno. Questo rimane qua per ora. A soli 2.000 dollari di distanza dagli eterni campioni della Tuna. Mi sono andato a morire. Poi sai che non sono bravo a lavorare, che sono un residuo sempre. E sempre tu mi aiuti a tirare fuori quello che c'è dentro. Per questo ti ho scritto delle cose che sento che non riesco a dirti. Allora. Te lo sto dicendo. Basta, torna. E stavo dicendo. Tu lo sai che non sono una persona che parla tanto. Sono un ragazzo chiuso e faccio fatica a tenere fuori i sentimenti. Quando c'è il turno. Avanti, lì è meglio. Perché sentirsi protetti è un'emozione. Questo non è.
A un certo punto mi giro verso lui e dico, ma tu chi sei? E lui mi dice, io sono Nicola. E poi chi lo fa vedere? Non è sceso sotto 58, quindi la mia busta era sbagliata, però va bene così. Allora, come si io? Allora niente, io l'ho toccato. 52 era bellino, però faceva vedere. Allora facci vedere, 56, 57. Televisore, nanna, ma porca maiala, mi sto diventando che pigliavi, la guarda Scooby-Doo, uno? Ma per tu minuto che? Ma non mi ci va via quello stronzo. Ma perché? Ve chi era? Era del paese, abbiamo accennato. Ero io col telecomando. uno? Non ti viene da ridere? Fermati, Dio Campo! Che te l'ho la brutta! C'è il bar, questo è bar, È da bar questo! Devo sottosteso, ho fatto le peggio risate! Le risate il cazzo, dica te che poi lo sbatto per terra! Ma stavi a sbattere! Ma bella che lo smorzavo e mi si riaccendeva! È pazzesco, ma ero steso! Proprio perfetto, sono entrato per la porta, la nonna non vedeva perché stava a guardare l'iPad, mi sono steso sotto, cioè stavo a morire dai risate, non so come faceva a trattenermi.